piace tutto, di tutti. In collaborazione con... Tra poco il taglio del nastro, grandi nomi, grandi guest, tutte le maison più importanti della Campania sono alla 28ª edizione di Tutto Sposo. Sì, è straordinario il fermentare di questi attimi prima dell'inizio di questo evento che è uno dei più importanti in Europa. È un evento importante sotto il profilo economico, vale 2 miliardi di euro in Campania come filiera produttiva, è un marchio di mostra oltremare affidato a un privato e la dimostrazione è quando pubblico e privato si mettono intelligentemente insieme si produce economia e ricchezza. Poi la Campania, diciamo, mantiene alto il tasso demografico con il matrimonio, quindi con i figli, la famiglia, investiamo in famiglia. Investiamo nel futuro, siamo la regione più giovane d'Europa, il che significa che le nostre imprese, che il nostro territorio, la nostra città sarà sempre una città più giovane e quando ci sono i giovani ci sono le nuove idee, la capacità di essere società dinamica. Il dinamismo porta di per sé ricchezza per tutti. Poi l'ente mostra si pone all'attenzione del Mezzogiorno d'Italia come centro di congressi, meeting, appuntamenti, fiere. Siamo un sito straordinario, 70 ettari, abbiamo il centro congresso più grande d'Europa, abbiamo circa 40.000 metri quadri espositivi, tanti eventi importanti, sì, siamo il centro di riferimento del Mezzogiorno del paese, ma vorremmo esserlo anche dell'Europa. Rimanete con noi perché tra poco parte la 28ª edizione di Tutto Sposi. Sposi. Noi subito faremo una domanda: se il cuore di Cosima è impegnato, perché tu tra la fiction, il cinema, ballerina, tale e quale show, voglio dire, dove trovi poi il tempo per dedicare a te, alla tua vita privata, al tuo lui? No, il tempo si trova, perché credo che l'amore sia un sentimento importantissimo. Il sentimento più bello e va coltivato giornalmente, non c'è il lavoro che tenga, non si mette da parte mai. Quanto ti senti donna impero? Io devo ringraziare Luigi Auletta perché questo è il terzo anno in cui mi sceglie come sua testimonial e l'eleganza con la quale Luigi fa sentire una donna principessa veramente credo che sia il massimo, quindi è un piacere indossare questi capi così ricercati, così femminili e così eleganti, quindi per me è veramente bello essere scelta da lui per questa linea così fine, così elegante. Dicevamo con Cosima che tu vesti le guest e sono tutte per te donne straordinarie, sono tutte vere regine, principesse. Assolutamente sì, poi con Cosima quest'anno abbiamo realizzato una campagna bellissima, lo spot è stato girato a Villa Guarracino, anche il lavoro fotografico e io in lei sinceramente ho visto un po' la personalità di ogni singola sposa, perché Cosima è una persona molto umile, io gli voglio veramente tanto bene perché
ha avuto tantissimo successo, ma è riuscita a rimanere se stessa. E questo è un dato importante per ogni artista, perché nel pubblico trovano il successo, ma nel pubblico devono trovare anche la loro famiglia. Quindi veramente io gli voglio un bene dell'anima. È una donna molto semplice. Quest'uomo mi fa commuovere ogni santa volta, ragazzi. Grazie Luigi. L'affetto per lui è ricambiato e non è una sviolinata, lo sa, perché lo sentiamo, noi lo sentiamo. È veramente un piacere lavorare con lui sempre. Quanto scegli un po' queste forme, questo designer di questa tua collezione, che ogni anno veramente è un successo, che le donne, voglio dire, in tutto il mondo ricercano i tuoi capi, perché sono capi di alta moda, ma sono capi portabili da red carpet, ma anche da sera, per un drink, una serata di gala. Impero è un brand poliedrico, quindi riesce a vestire ogni forma di donna, dalla taglia silhouette anche dalla taglia importante. Quindi noi regaliamo femminilità, classe e bellezza, che oggi è importante per la donna riscoprire la propria femminilità, e noi uomini dobbiamo essere dei bravi osservatori e apprezzare la bellezza della donna, che da sempre ci regala dei momenti straordinari per tutta la nostra vita. How wonderful to know you really love me. How wonderful to know you really care. How beautiful to feel my arms around you, kissing your eyes, hearing your sighs, touching your hair. How wonderful to know sunshine and laughter, that fills my empty heart with love divine. To share this life with you now and hereafter. How wonderful to know that you are mine. To share this life with you now and hereafter. That you are mine. Dicevamo che Impero Couture fa sognare tutte le donne, ma anche gli uomini. Poi voglio dire, tu sei Impero, sei un uomo Impero. Sono un uomo che potrebbe andare, che ne so, al Festival di Cannes, potrebbe andare agli Oscar, questa sera. È veramente un abito, come dire, stellare, ci piace. Anche perché sembrano abiti un po', diciamo, particolari per il red carpet, giustamente come te dicevi, ma sono abiti portabili, tu ti senti a tuo agio? Beh, direi di sì, certo, io, come dire, vorrei vedere uno sposo o un uomo, insomma, che decida un giorno di essere diverso, di avere un tocco di eleganza, ma anche di, come dire, un po' di sberluccichio, e sceglie appunto di mettere un abito così. In ogni caso, l'eleganza maschile ormai, no, sai, tu che sei un uomo elegante, sai che l'uomo ha poche cose, no, che differenziano poi i capi che ha nell'armadio. La moda, no? È tutta spostata sulla donna. Sì, diciamo che l'uomo ha sempre quelle quattro cose da dover mettere, può variare, insomma, blu, nero, marrone per quanto riguarda l'abito,
però poi ecco, il tessuto in questo caso fa la differenza, magari gli accessori, no? La cintura, la scarpa, i gemelli, ecco, quelli sono gli elementi che fanno la differenza in un capo da uomo. C'è un ritorno un po' alla cravatta, diciamo, una cravatta anche sì. Particolare. Sì, secondo me l'uomo elegante ha la cravatta. La cravatta, anche se poi l'eleganza non passa attraverso chiaramente la cravatta, ma la cravatta rende l'uomo componente. È una componente, sì, rende l'uomo affascinante. Le donne credo che nell'uomo elegante ritrovino un po' quella galanteria di una volta, no? Il cuore di Beppe è impegnato, non è impegnato? In questo momento no, è veramente libero. Dopo una storia di 3 anni il cuore è libero. Però credi fermamente nel matrimonio, nella coppia? Credo fermamente nell'amore, secondo me l'amore è il motore della vita, quindi se si ama sicuramente si ha una ragione per vivere. Quando non si ama purtroppo bisogna amare se stessi, amare magari le persone che possono essere gli amici, la famiglia, però l'amore è un elemento fondamentale, quindi prima o poi bisogna sperare di trovarlo, mai cercarlo perché quando si cerca non si trova. Arriva da sé, c'è quella freccia che ti colpisce, sapete, Eros che colpisce con la sua freccia, e quando capita non diresti mai che possa essere la volta giusta, invece quella giusta.